cavalli sono già schierati per la partenza, lo starter lascia dunque i cavalli al lancio, lancio che vede un'ottima partenza di Rockstar Cab che va ad assumere l'iniziativa e guadagna subito un discreto margine su Rayon GV e su Rondò dei Fiori. Più indietro Regale è filtrato abbastanza bene dalla prima fila e in quarto in coda, seguito da Rapace Jet, altro cavallo che, nonostante il numero in terza fila, ha preso un'ottima posizione. C'è stato l'errore sulla prima curva del numero 1 Rondò dei Fiori, così Regale può muovere addirittura dalla terza posizione, punta deciso in avanti, non ci dovrebbero essere proprio problemi per avere via libera, e così è infatti, dunque al comando la favorita della corsa, ovvero Regale. Vediamo un po' quanto ha speso qualcosa, comunque 44,5 più o meno per i primi 600 metri, è già in crisi di meccanica Rockstar Cab, girata da Ronchis Jet, che peraltro è il controfavorito al gioco, 3,30. 3,98 la quota finale, dunque al comando il favorito, in schiena il controfavorito, a seguire Rayon GV è l'unico dei cavalli più veloci al via ad avere mantenuto una posizione abbastanza importante nello schieramento della corsa. I cavalli raggiungono adesso il primo chilometro, 1,15,7 più o meno sul mio cronometro per Regale, che continua a guidare con una certa disinvoltura, mantenendo a distanza di sicurezza il suo antagonista al gioco, ovvero Ronchis Jet. Più indietro Rayon GV non molla la terza posizione, seguita da Renoir K, mentre anche Rapace Jet è fra i primi. Sembra in crisi Ronchis Jet, comunque sicuramente non in grado di avvicinare a Regale, il cui vantaggio sta diventando oceanico, davvero no problem per Mimmo Zanca e per la sua Regale, che stanno vincendo la corsa in maniera ancora più netta delle previsioni. Per il secondo posto tiene bene Ronchis Jet, riesce ad essere probabilmente secondo nei confronti di Rayon GV numero 4. Dunque vittoria della favorita Regale, 1,91 la quota. Mimmo Zanca in Sedeolo è l'allenatore, i colori sono nuovi, sono quelli del signor Carmelo Galluzzo, per i quali no problem per Mimmo Zanca e per la sua Regale, che stanno, adesso andiamo a rivedere il filmato, terzo dovrebbe essere il 4 Rayon GV, ma per questo potremmo essere certi dopo la visione del replay. Questo è il largo arrivo di Regale, sul mio cronometro ho grosso modo 2 minuti, forse addirittura un pelino meno. Per il secondo posto Ronchis Jet, mentre per il terzo posto probabilmente ha tenuto il 4 di Ronchis Jet di Rayon GV, dunque 8-14-4, ordine d'arrivo ancora ufficioso della prima corsa di Palermo.